Amici, amiche di GP1, ciao a tutti. Tra poco parte la MotoGP, però dai, siamo reduci da due appuntamenti con la Formula 1. Noi seguiamo anche la Formula 1 e qua abbiamo la voce della Formula 1, il grande Carlo Vanzin, davvero ciao. Un grande piacere. Allora, Carlo, Formula 1 è partita, c'è la grande attesa per questa Ferrari, però là davanti c'è una Red Bull che ti dico, io non so se tu condividi il paragone, mi sembra un po' tipo una Ducati, anche se di rosso non ha tanto. Per fortuna parte la MotoGP va, perché in questo momento dobbiamo ancora riprenderci un po' da uno shock di una partenza fortissima della Red Bull, bravissimi, Newey nel progetto, dicevo l'altro giorno, mi sembra la Williams del 91, del 92, era una macchina del 93, macchine imprendibili con sospensioni attive, tanto copia il terreno questa monoposto con soluzioni uniche sull'anteriore, insomma una Ducati attuale. Il vantaggio delle moto è che di Ducati non ne hai solo due, ce ne sono un bel po' di più, quindi puoi avere più battaglia, però dovessimo toglierle Red Bull, campionato dietro, al netto che dalla Ferrari ovviamente ti aspettavi che fosse con la Red Bull, è pazzesco, quindi la speranza è che Red Bull rallenti, ma è ovviamente una speranza abbastanza vana, o che gli altri riescano a lavorare meglio. Ma io per assurdo, più che ne so, sperare una Mercedes che va appena a Red Bull, una Ferrari che va appena a Red Bull, veramente eliminare la Red Bull, perché il campionato con tutti gli altri sono dentro in 8 decimi, 7 decimi, sarebbe tiratissimo, però la Red Bull cioè, lavorano meglio degli altri, la storia insegna che chi lavora meglio, chapeau. È una Ferrari che è una partenza un po' col freno a mano tirato, c'era tanta attesa dopo i test, molti pensavano che Leclerc e anche Sainz magari potessero essere più vicini. Una domanda magari molto anche, diciamo, cosa serve? Ti chiedo cosa serve? Un miracolo. Un miracolo. No, serve... No, intanto dobbiamo dire, primo a dire che con i secco in mano non si fa niente, a me piace molto comunque come personaggio, è il team principal Vasseur. Però coi secoli, ma con un po' di logica, Leclerc senza il ritiro in Bahrain e conseguente sostituzione della centralina, probabilmente due podi li avrebbe adesso in queste prime due gare, non soddisfacenti rispetto alle aspettative. Ma queste aspettative enormi, quindi i casi sono tre, ma anche dello stesso Vasseur, dopo che gli è stato presentato il progetto Vasseur, appena arrivato, adesso si trova già in una condizione di dover fare... O gli hanno raccontato balle quando gli hanno presentato i numeri della macchina, perché si diceva un secondo più veloce e sta andando un secondo più lenta, o mancanza totale di correlazione dati tra quello che è stato costruito al computer e quello che poi ha detto la pista, o la speranza è che manca un ingrediente per far accendere questa macchina. Per ora abbiamo corso ad esempio su piste a 30 gradi d'asfalto, andremo su piste più calde. Quindi, però la situazione è abbastanza drammatica da un punto di vista sportivo, perché è vero, adesso tutti dicono c'è un mese di pausa dopo l'Australia, però in quel mese a Ferrari cosa pensa? Dovrà vedere se prendere una strada che ti fa arrivare dove? A 3 decimi dalla Red Bull? E poi dove andare nel 2024? A ripartire a 3 decimi dalla Red Bull, sempre che ci arrivi? Certo. O è un mese dove ragioni, facciamo una macchina che prova a stare con la Red Bull, nuova, quindi vorrebbe dire già portare gli sviluppi, gli aggiornamenti pista per pista, ma di fatto andare sul progetto. In attesa completamente questa situazione. Guarda, aspettata. Carlo, se mi hai fatto, hai centrato perfettamente, hai fatto un'ottima spiegazione. Le dinamiche della Formula 1 mi ricordano un po' la Superbike, che è Sky diritti, dove c'è Bautista con la Ducati che sta facendo una differenza incredibile, e poi dietro c'è una Kawasaki Correa che me la vedo un po' tipo stile Ferrari, che davvero ha un gap. Serve un ingrediente, come hai detto tu. Può ovvio essere, che... può essere. Questo spero lo sappiano, e credo che lo sappiano. Però vediamo, ripeto, è veramente un peccato che Red Bull abbia lavorato così bene, perché dietro hai questa lotta Aston Martin che ha fatto un ottimo lavoro, Ferrari, Mercedes allo stesso livello, Alpine che si può inserire, che è veramente accesa, e per questo è vero peccato che ci sia la Red Bull, anche perché nella Red Bull
anche se sono lì vicini con i punti, c'è poca storia, a meno che non arrivino dei ritiri per Max. Però non possiamo cambiare, non possiamo, cerchiamo, gli blocchiamo i camion nel circuito, gli buchiamo le gomme, se no la Red Bull c'è e merita di occupare il posto che occupa. Ti faccio ancora due domande, Carlo. La prima è su questo grandissimo Fernando Alonso, intramontabile, davvero sta facendo un qualcosa di veramente eccezionale con questa Aston Martin. Ti chiedo... Ma io ti faccio una provocazione e ti chiedo... abbiamo un po' di ospiti, esatto, ci giriamo intorno, Cremonesi, Roberto Kink è il nostro, dai, ormai con Motorsport lo facciamo, dai, l'incursione di Kink, un saluto, tanto vieni Roberto, GP1, vieni qua così, la provocazione amici, allora, Roberto mi ha appena chiesto la stagione di Fernando, no? Eccezionale, sì. Posso farti una domanda provocatoria? Vai. Dove sarebbe Leclerc con quella macchina? Beh, al momento sarebbe oggi sarebbe la stessa posizione di Fernando. Davanti o dietro a Fernando? Davanti. Così per rispondere. Vedi, però, cavolo, King l'ho subito entrato. Davanti perché partirebbe davanti in gara, secondo me il ritmo di Fernando è buono, però credo che Charles partirebbe davanti. Vabbè, questa era una provocazione molto così interessante. E adesso dai l'ultima domanda, tutti e due la facciamo. Tutti e due perché allora questo weekend parte la MotoGP, quest'anno si è detto che la MotoGP copia molto dalla Formula 1, Sprint Race. Vi chiedo, voi che siete dal mondo delle quattro ruote, cosa ne pensate? Ovvio, sarà tutto da vedere, però è la carta vincente quella di Azpeleta di prendere come riferimento la Formula 1 e quindi inserire queste sprint race per tutto il mondiale? Se vogliamo compiato perché è una sprint race, però con un concetto totalmente diverso, perché comunque è una gara a sé stante, mentre purtroppo in Formula 1, anche se non si chiama più qualifica, però la sprint race del sabato ti porta alla griglia di partenza la domenica, che io odio questa cosa qua, fai una qualifica, domenica parti con la qualifica, mentre Moto Mondiale è così. Le alette, ragazzi, se c'è un regolamento che consente agli ingegneri di sbizzarrirsi, ne vedrete di ogni. Noi ci stavamo prima alla Formula 1, arrivava il candelabro davanti alla testa del pilota, ali, quindi se non avranno limiti, veramente... Personalmente non amo tanto queste soluzioni, perché a me piacerebbe vedere una moto, siamo stati sempre abituati a vedere di fatto una moto, però è anche vero che le derivate sono superbike, qui devi avere il massimo, e se il massimo è mettere delle appendici che fanno andare più forte e quindi c'è il massimo studio della tecnologia, ben venga. Non mi piace che si dica prendere la direzione della Formula 1 in modo negativo, perché è un periodo, a parte la Red Bull che domina, è un periodo invece nel quale si dice che la Formula 1 offre più spettacolo che poi sono due sport per me, seppur di motore, completamente diversi. E quindi c'è questa cosa, forse come se la Formula 1 fosse quasi un po' snob, no? Viene detto, quando dicono si sta copiando la Formula 1, come un po' quelli lì della puzza sotto il naso della... questo mi dispiace. Tra tutte le cose che poteva certo copiare, Kinkero ce l'ha un po' dalla Formula 1, tra tutte le cose che poteva copiare sono andati a copiare cosa? La sprint. La sprint. Ah, tu la odi la sprint, non ti piace la Formula 1, non mi piace. Bene. Per cui l'avrei evitato. Cioè, avresti copiato altro? Avrei copiato altro, ad esempio? Allora, vediamo. Vai, ti lasciamo tutto il tempo. No, allora, credo che probabilmente una delle cose più belle che c'è oggi in Formula 1 è anche come viene proposta, come viene presentata, come viene impacchettata. Io credo che dovrebbero... Cioè, lì è tutto aperto, i box sono tutti aperti, è bellissimo. Puoi entrare dappertutto, però poi le storie che senti sono poche. Io andrei più dentro a raccontare quello che succede, ma dal punto di vista umano, perché tra l'altro è possibile farlo. Vero. Ci avete dato dei bellissimi spunti, ringraziamo appunto Carlo Vanzini. Grazie. Sono un intruso tu hai fatto benissimo, mi ha fatto questo bellissimo intervista, mi ha fatto molto molto piacere. Grazie mille ragazzi, davvero un buon mondiale di Formula 1 e buon moto mondiale a tutti. Grazie mille. Speriamo, abbiamo parlato di Ducati, aggiungo, speriamo che anche Aprilia, esatto, quest'anno grande moto, sicuramente Formula 1, c'è Rivola. Massimo Rivola, se non vince lui il mondiale con la Formula, se la moto va verso la Formula 1 vince Rivola per forza.
Hanno detto tutto, grazie mille ragazzi. Ciao ciao.